Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Professionista Risponde, oggi focus su bellezza e benessere, argomenti che ovviamente tratteremo con la dottoressa Eliana Lanza. Dottoressa, benvenuta. Grazie Alessandra. Non è la prima volta, ovviamente noi siamo abitué e devo dire che abbiamo un bellissimo riscontro anche da parte del pubblico, perché durante la settimana ci arrivano davvero tante curiosità, davvero tante domande che poi ovviamente con lei rispondiamo qui in studio. E per farlo ovviamente salutiamo anche la nostra Enrica. Enrica, benvenuta. Ciao Alessandra, grazie, benvenuta anche alla dottoressa Eliana Lanza. Ho raccolto tutte le curiosità che arrivano sui social, ma non solo. Adesso vi ricordo dove potete continuare a scriverci, la mail redazione@futurapress.it, è attivo anche il numero WhatsApp, quindi potete scriverci al 351 5894 955. Benissimo, allora siamo pronti per iniziare. Come dicevamo poc'anzi, appunto parliamo di bellezza e proprio parlando di bellezza passiamo alla prima domanda. Sì, la prima domanda arriva dai nostri social, è molto interessante. Ci chiedono: dottoressa, ho fatto il filler labbra ormai 2 anni fa, ma è ancora evidente, non mi piace più. Vorrei rimuoverlo e magari rifarlo nuovamente con delle mani più esperte. Quali sono i tempi per rimuoverlo e rifarlo? Ecco, questa è una domanda molto interessante, anche perché a quanto ho capito molta gente interviene, però certe volte o cambia idea oppure non è contenta del risultato. E allora come si fa in questi casi? Vero, verissimo. Proprio stamattina in realtà è venuta una ragazza in studio che era stata trattata, abbiamo scoperto, da un non medico e che aveva fatto un filler sconosciuto, quindi a volte anche il risultato non soddisfacente dipende dal prodotto che è stato iniettato, non solo dalla mano, quindi deve esserci la mano che sa quello che fa, ma anche il prodotto corretto. Questa povera ragazza, le avevano iniettato un prodotto che nasce per gli zigomi, ma l'avevano messo sulle labbra e dopo un anno, oltre ad avere delle asimmetrie importanti, aveva anche edema e quindi un risultato alla fine non gradevole. Io faccio sempre un'ecografia per andare a valutare realmente dove è posizionato il prodotto e se ci sono noduli o granulomi, che sono ovviamente delle complicanze in più nel momento in cui andiamo a rimuovere il prodotto. E quando lo rimuoviamo utilizziamo un enzima, questo enzima si chiama ialuronidasi, è un enzima che noi produciamo, sì. E che va a distruggere l'acido ialuronico. Quindi nel momento in cui lo iniettiamo nella giusta quantità vicino all'acido ialuronico che è stato precedentemente iniettato per effettuare il filler, viene disgregato. Ma a volte all'istante succede? All'istante proprio, io quello massaggio e sento che si sgretola sotto le mani. In alcuni casi, quando c'è un granuloma proprio eco guidato, bisogna entrare all'interno del granuloma, altrimenti la fibrosi, quindi l'infiammazione intorno al granuloma, non mi consente, se non inietto all'interno, la distruzione dell'acido ialuronico, è come se lo proteggesse in qualche modo. E quindi diciamo che la procedura è questa. Solitamente faccio un controllo a 2 settimane dove faccio, sì, di nuovo un'ecografia, e in alcuni casi serve nuovamente iniettare gli ialuronidasi, in altri casi la paziente sta bene, ha risolto il problema e quindi può decidere se fare nuovo filler. Quindi eventualmente il nuovo filler si può fare durante la stessa seduta o si deve aspettare? No, del tempo? Mai durante la stessa seduta, perché ancora le ialuronidasi sono in circolo e distruggerebbero anche il nuovo filler che io impianto. È fondamentale attendere in minimo 15 giorni, in alcuni pazienti anche 30. Lei parlava poc'anzi appunto di non medici, ecco, se ne è parlato tanto, lo sappiamo, è un argomento che sembra scontato, però quando magari ci approcciamo anche a dei profili social o proprio anche a dei consigli che tra amiche di solito si danno, ecco, che cosa dobbiamo attenzionare? Allora, per esempio, questa ragazza oggi mi ha detto no, è una dottoressa, mi ha detto che si è laureata in Ucraina. E io ho detto: aspetta, fammi capire chi è, anche perché tutti i medici, anche laureati all'estero, se per lavorare in Italia devono essere comunque iscritti in un qualunque ordine dei medici italiano. Quindi esiste un sito, che è quello della Fenomceo, dove basta mettere nome e cognome, ovviamente corretti, del professionista, anche senza mettere il comune, quindi la provincia dove è iscritto all'ordine, esce fuori poi la data di nascita, dove si è laureato, quando si è laureato, se ha una specializzazione e così via. Quindi è fondamentale che il paziente, a maggior ragione se non c'è scritto il numero dell'ordine, a maggior ragione se non c'è un curriculum da qualche parte, magari provi ad indagare se è veramente un medico la persona gli sta andando a mettere le mani
in viso o non solo in viso. E questo è fondamentale, perché insomma è inutile aver paura della chirurgia estetica, perché poi fondamentalmente se è trattata da mani esperte, ovviamente come la dottoressa, ecco, i rischi sono veramente pari allo zero quasi. Sì, assolutamente. Enrica, vogliamo andare avanti? Sì, abbiamo la prossima domanda, arriva da Chiara che ci scrive da Catania, è una curiosità a cui in tante potremmo essere interessate. Ecco, ci chiede: quali trattamenti estetici sono più indicati durante l'autunno? Vorrei approfittare di questa stagione per migliorare la mia pelle e prepararla al meglio per l'inverno. Eh sì, perché siamo abituate a preparare la nostra pelle di solito alla tintarella, all'abbronzatura, però anche per l'inverno dobbiamo comunque correre ai ripari. Assolutamente sì, uno perché abbiamo già creato dei danni in estate e quindi dobbiamo correre ai ripari per i danni fatti in abbiamo estate. Abbiamo già creato, sì. Esattamente, quindi comunque la pelle è più espessita, è un po' più disidratata, quindi sicuramente serve fare dei trattamenti di superficie tipo i peeling o tipo la dermapen, in modo tale da assottigliare lo strato corneo e anche far penetrare poi le creme che andiamo ad applicare, perché se noi abbiamo una pelle spessita possiamo anche acquistare il prodotto migliore del mondo, ma penetrerà poco o nulla. Già la pelle è una barriera fantastica, a maggior ragione al momento in cui viene spessita diventa un problema. E quindi sicuramente questo. L'idratazione spesso la consigliamo con iniettivi a base di acido ialuronico non crosslinkato. Cosa vuol dire acido ialuronico non crosslinkato? Che l'acido ialuronico non è legato e quindi fa solo da idratante e non volumizza. Questa è una cosa importante, perché tanti pazienti hanno paura dell'iniettivo perché hanno paura di volumizzare, cambiare il proprio volto. Esatto. Ma esistono anche prodotti che non fanno questo, fanno solo cura. Infatti i trattamenti in medicina estetica si distinguono in terapeutici come i peeling, come gli idrobooster o in trattamenti correttivi. L'unico che io metto in entrambe le categorie è la tossina botulinica, perché quella a mio parere viene utilizzata in prevenzione e quindi per regolare la produzione del sebo, per prevenire la formazione delle rughe oppure per correggere qualcosa. Certo. E poi ricordiamo che la tossina botulinica è un farmaco e quindi si usa anche per delle patologie come l'iperidrosi o i blefarospasmi, e ci sono bambini e adulti che li usano in tutto il corpo anche per altre patologie, ecco, più importanti. Questo non lo sapevo. Sì. Andiamo ancora avanti, Enrica. Sì, passiamo alla prossima domanda. Abbiamo già anticipato nelle scorse puntate con la dottoressa Lanza questo tema. Si parla di microbiota. Leggiamo la nostra domanda, arriva dai nostri social. Si sente parlare spesso di microbiota quando si hanno disturbi digestivi. Ma di cosa si tratta esattamente? Anche questo è un tema abbastanza caldo, è vero, se ne sente parlare, ma credo che ci siano anche tanti dubbi in merito. Assolutamente sì, abbiamo fatto da pochissimo un consensus, eravamo 20 medici da tutta Italia ci siamo resi conto come tutta la letteratura scientifica sul microbiota è stata scritta negli ultimi 8-10 anni e il 50% negli ultimi 4 anni, quindi in realtà veramente lo stiamo studiando solo negli ultimi anni. Cos'è il microbiota? È un po' come dire la fauna e la flora che può abitare, non so, il bosco, il deserto, i mari, quindi sono funghi, batteri, virus e parassiti presenti all'interno del nostro apparato digerente, quindi nell'intestino. Ovviamente devono stare in equilibrio fra loro e questo è fondamentale, quindi ci sono questi clan che tra di loro non combattono se sono nel giusto equilibrio, ma succede qualcosa che può essere anche semplicemente una fonte di stress, un'infiammazione, un alimento non corretto, l'entrata in menopausa, quindi una modifica nella nostra vita che cambia questi equilibri e noi dobbiamo e ci dà una sintomatologia. Sì. Il paziente arriva da noi, noi potremmo prescrivere qualcosa perché più o meno con quel sintomo funziona quel particolare pre-probiotico, però se facciamo il test del microbiota noi siamo dei cecchini, quindi sappiamo esattamente come aiutare il paziente e prescriveremo il pre-probiotico simbiotico corretto.
Inoltre, quando facciamo i test per il microbiota, diamo ai nostri pazienti anche dei consigli alimentari, per esempio, per sistemare questo asse, che può essere per esempio l'asse intestino-fegato, abbiamo bisogno di questi alimenti. E tra quegli alimenti consigliamo al nostro paziente di mangiare quelli che normalmente non sono presenti nella sua routine alimentare. Se il paziente non mangia i mirtilli e il mirtillo è uno di quegli alimenti che va a soddisfare quell'asse in particolare, noi diciamo ok, da questo momento mangio i mirtilli 2-3-4 volte a settimana. Okay. E vediamo come non solo un integratore ma anche un alimento può andare a migliorare il microbiota. Ovviamente questo è un esempio, però il microbiota ci permette veramente di fare tante cose e ci permette anche di migliorare ad esempio la fermentazione intestinale. Ci sono anche il gonfiore intestinale. Assolutamente sì, ci sono pazienti che soffrono di gonfiore qualunque cosa mangiano, questo perché magari fermentano in maniera particolare. E allora noi, in base alle informazioni che acquisiamo dal test, andiamo a valutare e a rimodulare l'alimentazione del paziente anche senza un possibile integratore. Bene, ma è un test invasivo, dottoressa? No, è facilissimo, viene attivato, spiegato al paziente, il paziente lo porta a casa, fa un prelievo delle feci con un tamponcino, tipo un grosso cotton fioc, ce lo riporta, noi lo spediamo, perché in Sicilia non abbiamo nessuno che fa test del microbiota con sequenziamento shotgun, che è il sequenziamento migliore che abbiamo in questo momento, e poi dopo circa 4-5 settimane arriva il risultato test e noi diamo la restituzione al paziente. Benissimo, interessante anche questo argomento. Enrica? Sì, abbiamo il tempo per leggere un'ultima domanda, parliamo di melatonina. Dottoressa, sto assumendo melatonina da un po', ma continuo a non dormire bene, potrebbe dipendere dal fatto che da sola non sia sufficiente? Cosa potrei fare per migliorare la qualità del mio sonno? Quanto è importante poi dormire, anche per la bellezza, dottoressa, quindi cosa può fare questa nostra telespettatrice? Aiutiamola. Allora, che dormire è importante è verissimo. Da pochissimo ho presentato un lavoro ad un congresso internazionale a Milano. Parlavo di skin care in realtà, no? E di rallentamento dell'aging, ma cercando nei vari lavori scientifici si trova anche la dicitura dormire abbastanza. E abbastanza vuol dire né troppo né troppo poco, quindi in maniera adeguata. Perché anche dormire troppo può essere controproducente. Certo, anche dormire troppo non va bene. E quindi come possiamo aiutare la telespettatrice? Sicuramente dicendole che ci sono alcuni pazienti che hanno un effetto paradosso dalla melatonina, quindi non sempre la melatonina assunta da sola riesce ad essere efficace. Anzi, a volte li tiene svegli anziché farli dormire. Inoltre, l'integratore che troviamo in commercio obbligatoriamente è da 1 mg, perché già da 2 diventa farmaco e per alcuni pazienti 1 mg non basta. Non basta. Io a volte 1 mg di melatonina la do a mio figlio che ha 12 anni, quindi un adulto magari molto spesso è insufficiente. E poi spesso dobbiamo associarli ad altri principi attivi come il magnesio bisglicinato, come il triptofano, la teanina, l'adenosina, e a quel punto loro non possono fare da soli, perché non esiste l'integratore così completo in commercio e soprattutto non con le dosi adeguate a quel paziente. Quindi la medicina personalizzata diventa fondamentale. Quindi andiamo in prescrizione galenica. Giustamente è anche difficile poter rispondere in maniera specifica ad una domanda qui, quindi la cosa che si consiglia è ovviamente poi di rivolgersi al proprio specialista. L'importante è comunque aver dato delle informazioni importanti, ne abbiamo date tante durante questa puntata, quindi ringrazio la dottoressa Eliana Lanza e ovviamente ringrazio e saluto anche la nostra Enrica, che ci ricorda come potete mettervi in contatto con noi. Sì, io vi ricordo e vi esorto a continuare a scriverci perché potete approfittare appunto di questo spazio per soddisfare le vostre curiosità. Potete continuare a scriverci a redazione @futurapress.it, il numero WhatsApp il 351 5894 955. Vi ricordo che potete seguirci sui nostri social e rivedere le puntate su YouTube. Grazie. A questo punto non mi resta che salutarvi, quindi ringraziarvi per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.